Come può esistere il rumore se non c'è nessuno ad ascoltarlo? Come si può descrivere l'assenza quando basta una sola voce a spezzare il silenzio che la racconta? Ci sono parole che infrangono il loro stesso significato. Parole condannate a negare se stesse. Scrivi bianco. E bianco non esiste più. Il silenzio. Qui il silenzio è il respiro stesso del mondo. La somma di tutti i rumori spenti, di luoghi che non sembrano trovare una singola ragione per esistere, ma restano, resistono. Come punti separati, diventano superficie. In un mondo dimenticato, fatto di ferro, acciaio e cemento, l'assenza si legge nell'abbandono. Nell'incuria, il cemento si sgretola, l'acciaio si ossida, il ferro si corrode. Il mio mondo è questo. Niente avrebbe avuto la stessa forza, la stessa sincerità. Era qualcosa di magnetico. Un campo d'attrazione. Il ferro. La ruggine. I colori che incendiano il metallo. Oro, rosso, ocra. Sembrano cieli, soli al tramonto. Ho imparato a mie spese che lavoro con qualcosa di vivo. Il ferro possiede già i suoi colori. Le sue sfumature sono interne alla propria materia. Tutto è iniziato nel momento in cui ho capito che non potevo coprire la materia. Dovevo soltanto fare emergere forme e colori. Tirare fuori qualcosa che già è scritto nel metallo. Quello che dipingo lentamente viene accolto dal ferro. Le forme industriali conservano la sua stessa anima. Sembra che si rincontrino ad un tratto, che tornino finalmente insieme. È solo un istante, ma inciso, per sempre. Thank you.
Mi sembra di chiudere un cerchio. Prendo ispirazione dai luoghi fatti della stessa materia su cui, alla fine, decido di ritrarli. Le notti sono costellate da luci vuote. Guardo delle metropoli disabitate. Luci accecanti che non svelano mai una presenza umana. È un luogo che ha le proprie radici profonde, immerse nell'assenza. Giorno dopo giorno, il mio mondo che si dimenta, piano. Possiedo il tempo per osservare. C'è così poco fra il mio sguardo e il significato di tutto questo. Il senso. Malgrado tutto, nonostante me. L'arte è necessaria. E ho sempre avvertito il bisogno di raccontare tutto questo, perché davvero è qualcosa molto più grande di me. C'è un'energia enorme, una forza smisurata che proviene da questi luoghi spenti. Storie, vite, ricordi si muovono oltre il visibile. Possiedono l'energia di una stella spenta. Il punto fisico in cui l'orizzonte collassa, in cui la luce stessa esplode in un nero densissimo. Luci nere di stelle nere, spiriti di una tale inaudita energia da conservare ancora una luminescenza persistente, pulsante e oscura. Perché un uomo può mentire in ogni istante della sua vita. Ma una persona che possiede la presunzione di farsi chiamare artista non può fingere quando dipinge. In quel momento c'è spazio solo per la verità. L'arte vera ha bisogno di raccontare qualcosa. Perché è stata vissuta, perché la vivo ogni singolo giorno della mia vita. Perché è impossibile.
impossibile raccontare l'assenza. Ma avrò bisogno di farlo sempre. Prima che tutto scompaia in un velo di ruggine.